Mio padre era un graduato dei carabinieri e passava da una stazione all'altra girando per tutto. Ero giovane, piccolo io. E poi mio padre comandava la stazione di Diego, quei tempi ancora, che tempo di guerra, della prima guerra mondiale. E lì ha trovato mia madre, si sono sposati. Mio padre era umbro e si sono sposati e poi ho cominciato a girare tutte le stazioni che le assegnavano. E poi sono rimasto orfano abbastanza presto perché i miei sono morti un po' giovani, sia mia madre che mio padre. E sono stato aiutato, cioè ho vissuto con mia nonna e i miei zii. E fino all'età del lavoro, via. A marzo poi ho trovato lavoro alla Ferragna. A Diego mio padre voleva che studiassi e ho fatto la terza magistrale qui a Savona. Poi è morto mio padre in gioventù si sbaglia e ho smesso e sono rimasto ad aiutare mio zio in campagna, però volevo trovare un lavoro fisso e ho trovato lì a Ferragna e sono stato assegnato il primo lavoro era in laboratorio ricerche per sensibilizzatori per la pellicola e copulanti, via. Lì ho vissuto 4-5 anni, mi sembra. Poi ho avuto una questione di salute, non stavo bene e avevo chiesto in infermeria. Allora il direttore mi conosceva, Schiatti, e allora mi ha preso con lui in direzione e lì è stata un po' una fortuna e una disgrazia, perché a quei tempi l'impiegato era un povero travette, poi c'è stata la rivalutazione della cosa. Ed io lì seguivo e avevo il mio ufficio e assegnavo, avevo due o tre compiti, parecchi. Ad esempio, a quei tempi lì c'era la faccenda del personale e poi tutti i giorni io cercavo un po' di imparare. Ho fatto un po' di dattilografo e tutti i giorni mettevo in macchina il foglio e facevo l'ordine del giorno. Dovevo telefonare a tutti i reparti e dare la somma delle produzioni. Tanto di questo, tanto di quell'altro. Poi passavo al vice direttore e poi la faccenda girava così via. Ero al corrente di tutto quello che succedeva in fabbrica, praticamente. L'impressione erano tempi un po' che c'era il fascismo allora, bisognava
tenere un certo... Però non mi ha fatto nessuna cosa, io non avevo niente da... Se potevo... All'inizio posso dire che la cifra che poi... che prendevo era 1,43 all'ora. Col treno scendevamo alla stazione di Ferragna e poi c'è un chilometro e qualcosa per arrivare allo stabilimento. E lì era una fila completa di gente che arrivava ai treni da Savona e da Alessandria. E quei tempi lì c'era tanta gente a lavorare. Dopo essere stato in laboratorio ho passato in direzione. Di lì ci sono stato mi sembra 4-5 anni. Però avevo degli amici che lavoravano in officina e detto loro mi facevano vedere cosa fanno e mi piaceva. Allora un giorno ho fatto l'ordine del giorno e ci ho scritto: Placidi vuole andare in officina. Una volta, due o tre, lasciato passare. Poi un giorno vedo il direttore che viene diritto, mi dico: ma perché vuoi andare via? Cosa ti manca? Perché è un posto che stavo benissimo rispetto a tanti altri. E niente, volevo imparare un mestiere, qui cosa vuole? No, stai lì che stai bene. È passato un po'. Tre volte l'ho scritto, l'ultima volta è arrivato, mi ha detto: fila via! Bonariamente. E allora mi ha mandato, cioè io volevo andare in officina, era un'officina che entrarci era un po' difficile, era l'officina di precisione, che si faceva tutto. Uno imparava veramente a lavorare. La precisione era, si lavorava a temperatura controllata e il lavoro più grosso era costruire le perforatrici per perforare la pellicola, che una volta c'erano le pizze con... E lì ci sono stato un po', però lì subito ho passato un po' tempi un po' duri, siccome arrivavo dalla direzione c'era un certo sospetto, erano tempi che scioperi e un po' tutto quanto, e lì ho dovuto tenere duro perché ho pianto qualche volta, avevo 16-17 anni e il fatto sta che abbiamo lavorato. Lì ci sono stato tanto. Poi il capo officina era una persona in gamba, un tecnico, perché lui ha saputo. Una volta il materiale per perforare la pellicola, i punzoni sono chiamati, venivano dall'America. E qui non c'era possibilità di costruirle con una certa precisione, perché quando si proietta un centesimo qua diventa 5 millimetri dall'altra parte, e allora c'è bisogno di una certa precisione.
E invece il capo officina si è sentito in grado di farli, e allora facevamo quello e poi tutto altro. Le cose più interessanti che dovevano essere andate poi in produzione si costruivano lì. C'era un'altra officina anche, però era più che manutenzione, non costruzione. E lì abbiamo passato diversi anni. Quanti eravate in quel reparto, più o meno? Eravamo circa 4, sarà stato una 25-30. E lì ho imparato abbastanza il mestiere, via. Poi il capo officina è andato in pensione. È andato in pensione e la direzione gli doveva tanto come contributo che aveva fatto per la fabbrica, perché i punzoni che mandavano a prendere all'estero costavano molto e qui costavano meno. Poi piano piano abbiamo trovato proprio una cosa migliore per farli ed era quotato molto in direzione. È andato via la direzione come premio. Ci ha lasciato prendere diverse macchine e ha messo su un'officina privatamente in un altro posto. E allora qualcuno è andato, mi pare tre operai sono andati con lui, poi ha preso dei giovani. E si credeva di far presto a prendere il lavoro dalla Ferragna per fare le perforatrici. Però una cosa è pensare, l'altra è vedere se ci si fa. Sta di fatto che in una notte ha portato via, in officina ha portato via parecchie macchine. E ricordo che avevamo messo in ogni posto dove c'era la macchina sradicata, avevamo messo un fiore, come pensare, cimitero via. E lì poi è passato del tempo e veniva sempre lì a prendere il lavoro. Probabilmente c'era un accordo con la direzione, anche penso. Però si è trovato un po' inguaiato. E io mi ero impegnato su tanti lavori. E, diciamo, il mestiere lo sapevo. Cioè, l'ho imparato via. Allora è venuto a chiedermi di andare con lui in officina sua. Io francamente ero un po' non tanto disposto a fare questo. Una volta, due, tre, l'ultima volta mi ha detto: cosa devo fare? Devo inginocchiarmi per dirti di venire un momento? Alla sera mi ha detto, dopo il lavoro in stabilimento. Una volta, due, tre, poi una volta mi ha detto proprio, insisteva, sono andato, aveva un ritardo parecchio di consegne da fare e non ce la faceva, bisogna avere del personale specializzato per quei lavori lì, non sono tanto facili. E ci sono,
sono andato e fra l'altro le dico che ho guadagnato abbastanza soldi fuori stabilimento. Adesso questo succedeva a quei tempi lì. E poi ho tirato avanti per 6-7 mesi. E poi non ci sono più andato. Poi come lavoro, poi l'officina è stata chiusa, poi col rientro della 3M c'è stato un periodo che ha cambiato gestione praticamente, c'è stato Schiatti, ricordo che cercava di assicurare, ha detto vedrete che è tirato avanti anche bene con la 3M, avevo fatto una riunione. Gli americani hanno cambiato un po' tutto, l'officina di precisione è stata smantellata perché la pellicola poi è rientrata poi altri prodotti che non avevano più niente a che fare, non c'era più bisogno di fare le pizze perforare. E allora l'officina di precisione l'hanno tolta, l'hanno incorporata con quella di manutenzione che era più grande come cosa. E lì abbiamo cambiato posto e anche varietà di lavoro. E lì ho lavorato parecchio in quel posto lì. Poi sono stato assegnato, quando c'era qualcosa di... Ecco, ad esempio, quando c'è stato... Una volta stendevano l'emulsione sensibile su un prodotto triacetato che il reparto A lo faceva lui, però non era un po' difficile come un po' troppo pericoloso anche in certi punti. E allora c'è stato l'avvento poi del nylon, allora il nylon ha portato poi una confusione tremenda come con le macchine, perché il nylon era molto più tenace come tagliare, ad esempio le radiografie erano c'erano diversi formati, c'erano le macchine che con il triacetato che c'era prima lo tagliavano bene, questo qua ci voleva dei coltelli proprio affilati e che durassero, perché quando mi hanno mandato in un reparto che facevo radiografie a vedere un po' cosa si può fare, sono arrivato nel reparto che mi sono spaventato. C'avevano una cassa di matrici e punzoni che non li buttavano via, li battevano un po' così per farli venire, ma non ce la facevano a fare una produzione. E allora con un mio amico siamo andati su, abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo dovuto cambiare l'acciaio temperato, come in più il video, non so, il video è una cosa durissima che mette male a lavorarla, però c'è una durata lunga. Mentre
mentre con gli altri si lamentavano, c'erano dei reclami. Nella radiografia, siccome passava attraverso le macchine di sviluppo, una volta fatta la radiografia, doveva, con gli angoli vivi non poteva passare bene nelle macchine, bisognava smussarli. E si tagliava sempre quel pezzetto che era una macchina che girava. E tagliava mentre girava, però non tagliava. E ogni tanto trovavano tutti questi pezzetti che riuscivano a tagliare, magari nella macchina o si appiccicava addirittura alla lastra. E quando poi si controllava la radiografia, uno si trovava un cerchietto qua, un cerchietto là, un pezzetto di angolo smussato. E allora abbiamo cambiato il sistema, invece di farlo a rotazione, l'abbiamo fatto in colpo così, incorporato nello stesso rullo dove passava la pellicola. Questo video è durato parecchio, durava parecchio. Poi ci sono stati poi i miglioramenti, anche l'ufficio tecnico, poi si è dato da fare. Ultimamente sono passato al reparto confezioni e il reparto G confezioni, che sono tutte macchine automatiche, e lì ero capo officina, sono passato a capo officina. Lavorare al buio è questione degli occhi, allora forse adesso probabilmente sarei in difficoltà parecchio, ma allora avevamo gli occhi buoni. Dopo che si entra in una sala di chiamata a luce rossa praticamente, dopo un po' uno ci vede. Uno vede, non proprio, però si poteva lavorare, anche aggiustare una macchina a luce rossa. E lì sono stato parecchio. C'era parecchie macchine, sono state poi c'era lavorazioni, lavorazioni diverse anche, c'era Rullini, il 110, adesso ricordarsi un po' tutto, le fotografie, l'officina era pian terreno. E le reparti c'erano 3-4, cioè c'era tagliatura, confezioni e tutto il resto. E lì in tagliatura erano gli uomini, dove tagliavano secondo i formati richiesti. Invece le donne preparavano tutte le confezioni. E certo che qualche grana usciva, magari adesso l'uomo è più serio, come e lì comunque c'era una disciplina abbastanza ferrea via. Il colpo di grazia me l'ha dato poi l'avvento della computer e tutte quelle cose lì, ho detto no, mai. Non mi piaceva fare un lavoro che non riuscivo, non riuscivo a impegnarmi su queste cose, come si doveva praticamente. E allora ho deciso di andare in pensione. Schiatti era abbastanza gioviale come persona, e anche a parte la faccenda politica, io posso dire che era un gran bravo uomo. Dopo che c'è avuto la disgrazia del figlio che è morto, e allora è calato un po' con me, ma prima invece era una persona che incontrava
uno qualunque dello stabilimento sapeva chi era e le domandava cosa faceva, dove vai? Mi sono trovato a guardare con lui e diceva, dove vai? Devo andare a... Se non era giusto, quei tempi lì c'era un po' disciplina abbastanza dura. Io ricordo che ogni reparto aveva una bacheca e nella bacheca veniva segnalato quando c'era riunione di questo. Oltretutto poi il guai, quello che faceva, diciamo un po' ridicolo, facevano le multe quando uno sgarrava e si trovava poi decurtato sulla paga 25, 30, 40, 50 lire. Mi ricordo che mi è rimasta impressa, c'era uno di un reparto che aveva preso una multa e sulla multa attaccata alla bacheca di tutto lo stabilimento c'era scritto lire 50 di multa trovato durante le ore di lavoro a sgranare fagioli. Era una cosa abbastanza ridicola, ma nello stesso tempo diciamo, ci tenevano a tenere tutto a posto. Prima di tutto c'era anche una faccenda che la gente che lavorava a Ferragna, rispetto a altre fabbriche, ci teneva alla persona, pulizia e decoro anche personale come cosa. E non tutti potevano entrare in Ferragna a quei tempi. Poi con l'avvento della 3M c'è stato un cambiamento abbastanza... Io ricordo che c'era un ingegnere che si sentiva dire che doveva passare direttore e quando c'è stata la faccenda del, che l'avevo detto, del nylon, la produzione era calata enormemente come... E allora c'era gli occhi di tutti su questo problema. E ricordo che io venivo giù quando il tempo di mezzogiorno andavamo alla mensa, c'era la mensa, la divisione fra impiegati e operai. E questo ingegnere una volta mi aspettava sempre lì quando uscivamo e io a volte uscivo tardi per problemi di officina, di qualcosa. E allora la mensa era già finita, diciamo. Allora andavo lì a mangiare un panino lì al tennis club. E sto ingegnere lì veniva sempre lì. Allora un giorno mi ha chiamato e mi dice, Placido, io, lei è arrivato fin qua, io la faccio arrivare fin qua. Ingegnere, io faccio quello che posso, però il guaio è stato che la 3M con le persone le sapeva giudicare abbastanza severamente. Era stato poi chiamato, mi sembra, nella sede in America. Quando è tornato, perché lui era un politico, non un tecnico, e allora
la mia speranza a quei tempi era finita lì. Però poi insomma, io è arrivato una condizione che senza studi e senza niente non timbravo più, non ero più un soggetto. C'era una certa fiducia. Era stata formata un'unità di emergenza che da adesso praticamente c'è da ridere. Facevano vedere che una bomba quando picchiava doveva, su un pezzo doveva andare di là perché picchiava. Quei tempi lì non c'era, però avevano messo tutti i pompieri, tutti pronti, e c'era anche, era stato fatto anche un rifugio nella montagna lì vicino, e ci siamo andati parecchie volte, perché Ferragna non tanto, c'era una scaramuccia di mitraglia qualche volta, però ad esempio lo stabilimento Montecatini di Bragno era stato bombardato e c'era abbastanza paura di queste cose, perché la Ferragna era passata militarizzata, perché i prodotti sensibili venivano impiegati per il caccia, facevano le fotografie in terra, e allora c'era abbastanza possibilità di essere lì. E tanta gente, quei tempi, sono andato a finire. Io mi ricordo un dottore ebreo che ogni tanto veniva quando io ero ancora nel laboratorio, però, e lui faceva ricerca sul colore della pellicola e si chiamava dottor Bincher. Io mi ricordo che l'ho visto alla sera, poi non l'ho mai più visto, è andato a finire in Germania con la famiglia. Erano tempi piuttosto duri in tempo di guerra. Partivo al mattino alle 7 e arrivavo alla sera, e poi c'era niente, tempo di guerra. Il treno si aspettava come le corriere del Far West, arrivava due ore, era già buona l'orario, e lì eravamo messi male. Non parliamo di carrozze, erano tutte tradotte praticamente. Poi c'era quando c'è stata la faccenda, c'era la faccenda dei tedeschi che scortavano i treni. Sarebbe una cosa bella e brutta da raccontare questa. La gente in Val Bormida specialmente, c'era una gran povertà. Poter entrare in una fabbrica come la Ferragna era diciamo una fortuna. Perché se uno pensa però che io sono entrato con
Allora guadagnavo 1,43 centesimi, però poi le cose sono cambiate e sono contento di poter ancora, a volte mi viene in mente queste cose, mi viene un po' di nostalgia, malgrado che sia stato un periodo brutto, che poi oltre alla fabbrica, che non era poi tanto faticosa, diciamo, non era una fabbrica, diciamo, nella sua posizione si poteva vivere, diciamo, bene, perché Schiatti, posso dire che c'era tanta volontà di fare bene. In più, quei tempi la fame regnava e mi ricordo che a Natale davano il pacco con gli alimenti, formaggi, era poco, però niente è peggio. E, ad esempio, io ho dei figli, quando nasceva un figlio, un filmista, come lo chiamavano una volta, c'era, io quando ero con Schiatti avevo questo compito di sempre ricomprare, non lasciar mancare, davamo un lettino, copertine, poi il corredino per il bambino, adesso non ricordo più tutte queste cose, però era un riconoscimento che piaceva alla gente, mentre altre fabbriche magari non c'era questo regalo, diciamo. Vuoi, eh? È un aneddoto. Vabbè. Ma io, la fame c'era sempre, poi avevamo 17 anni, la fame veniva. Io l'unica cosa che si trovava facilmente era il latte in polvere, i sacchettini di latte in polvere, e me ne portavo uno, sempre nella scrivania lo mettevo lì. Ma l'ho già raccontato questo, no, o no? No, no. E un giorno ero lì che trafficavo per prendere un po', vedo Schiatta che è partito dall'ultimo ufficio, di corsa è venuto qua, ho detto: cosa fai? Cos'è sta roba? Ma è andato in polvere, che avevo fame. È andata bene, mi ha detto, io credevo che avessi il libro che leggevi. Poi è andato di là, a me ha chiesto se avanzavano, perché era un periodo così, se erano avanzate dei panettoni, a volte avanzavano, allora li buttavano in un ufficio o nell'altro. Io non ce n'ho più, ci ho detto, l'avessi, questo non l'avrei mangiato. Allora si è dato da fare, è andato dal segretario l'altro e mi ha dato mezzo panettone, per dire. È una cosa, si capisce l'indole del direttore, via.